Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ascoltate che cosa dice davanti alle telecamere del processo proprio Giuseppe Gaviano. Lo sta interrogando il pubblico ministero lombardo, che gli chiede delle spiegazioni sul fatto come è possibile che lei abbia concepito con sua moglie un figlio all'interno del carcere. Non posso raccontare queste cose mie intime, però sicuramente mia moglie non è entrata, come è stato scritto, dentro dove mi vado in cella assieme. Forse io mi riferivo che mio fratello è ritornato dall'asinale e ci hanno messo in cella nella stessa camera detentiva. Voi avete fatto una richiesta di autorizzazione per poter avere un incontro finalizzato al concepimento in carcere, o lei ci è riuscito senza che chi doveva sorvegliarla se ne accorgesse? Io ci sono riuscito per i fatti miei, che chi mi doveva sorvegliare non è riuscito, nonostante ero con i gomme, in detenzione con i gomme. Lei ci è riuscito senza chiedere autorizzazioni, ma approfittando della distrazione del gomme. Benissimo. Bene. Sì, e allo stesso modo, lei ha spiegato a suo fratello come ha fatto? Ma certo, quando io riesco, allora, io ho preso un impegno con mia moglie, mi gioca a qualsiasi per riuscire, anche se aveva tutti che dicevano no, non ci riuscivo, è difficile. E io ho detto, voi non vi preoccupate. Le ho chiesto se lei ha spiegato a suo fratello Filippo in che modo lei è riuscita a ottenere, diciamo, il concepimento, cioè gli ha spiegato come ha fatto a eludere il controllo del GOM? Ma perché poi l'ha fatto anche lui? Appunto, è questo le sto chiedendo. Quindi gliel'ha spiegato lei come l'ha fatto? Senti che l'ho spiegato io, perché l'ho pensata io la cosa. Ma se lei mi vuole spiegare perché come ha fatto oppure no? Non lo posso spiegare, non perché sono fatti intimi, personale. Io non ho commesso nessun illecito, io ci sono riuscito, ringraziando anche a Dio, perché a volte ci vuole sempre pure la mano di Dio, perché non si riesce a risolvere questa situazione. Ci sono riuscito e sono rimasto soddisfatto. Quindi sto cercando di capire se, visto il suo desiderio di diventare padre, c'è qualcuno che può aver chiuso un occhio. Ma a livello di custodia non ci sono politici in questa situazione coinvolti. Allora.